Oggi voglio parlarvi di uno dei miei colpi di fulmine cinematografici più recenti. Un regista che da un paio d'anni da zero è riuscito ad imporsi ad Hollywood, entrando nel cuore di tantissime persone entusiaste del suo stile brillante e dinamico, creando due film meravigliosi che accolgono un'impronta artistica molto ben distinguibile. Sto parlando del giovanissimo e talentuosissimo Damien Chazelle, un ragazzo di appena 33 anni che ad oggi ha già creato due grandi perle del cinema come Whiplash e La La Land, e si prepara a riportare Ryan Gosling sul grande schermo con il suo First Man, il primo uomo, in uscita ad ottobre. Parliamo brevemente della sua vita. Damien Chazelle nasce nel Rhode Island. Durante l'adolescenza decide di percorrere la carriera musicale studiando percussioni, ma si rende presto conto che non è portato per la grandezza nel settore del jazz. Allora decide di buttarsi sull'altra sua grandissima passione, il cinema. Durante i suoi studi ad Harvard divide un appartamento con Justin Hurwitz, un musicista e compositore con cui stringerà una fortissima amicizia e una saldissima collaborazione professionale, utilizzando le sue musiche come tema portante di ogni suo film, il primo dei quali è una commedia romantica musicale in bianco e nero dedicata al jazz, tema ricorrente in tutte le sue pellicole, Guy e Madeline on a Park Bench, dove sperimenta lunghi piani sequenza che lo contraddistingueranno negli anni a venire, e dove dimostra un talento pronto a sbocciare da un momento all'altro. Include il film nella sua tesi di laurea e si prepara per la prima volta ad affrontare il mondo di Hollywood. Comincia a lavorare come co-sceneggiatore in vari film di discreto successo, come Il ricatto, Liberaci dal male e l'interessantissimo 10 Cloverfield Lane. Ma solamente con il suo secondo film da regista Chazelle comincia a farsi conoscere a livello internazionale, e viene addirittura nominato agli Oscar del 2014 grazie a Whiplash, una pellicola basata sul suo omonimo cortometraggio che racconta la scalata al raggiungimento dei sogni di Andrew Nyman, un batterista interpretato da Miles Teller appena entrato in un complesso jazz diretto da un professore dal talento indiscusso ma dai modi brutali e violenti, che è valso l'Oscar a J.K. Simmons. Con le sue inquadrature perfettamente allineate con la musica, vera protagonista del film, ora fisse per stare ad approfondire il turbamento di Andrew, ora rapide dal cambio repentino nelle scene di maggiore coinvolgimento musicale, Chazelle è riuscito a portare a casa ben tre Oscar: miglior attore non protagonista, miglior sonoro e miglior montaggio, oltre alle due candidature come miglior film e miglior sceneggiatura non originale. La pellicola si concentra sull'ossessione della perfezione e sul prezzo da pagare per la grandezza, e si domanda se lo scotto non sia troppo alto. Attraverso gli occhi di Miles Teller riusciamo a vedere la crudeltà di un mondo che non concede tregua a chi vuole perseguire i propri sogni al meglio delle capacità umane e dei sacrifici necessari per far sì che l'esercizio continuo porti all'Olimpo degli dei della musica. Tra l'altro Chazelle ha ammesso di essersi ispirato al suo insegnante di percussioni per il suo Terence Fletcher, e indirettamente di come la serietà estrema sia stata molto deleteria per la sua carriera musicale. Se con Whiplash ottiene un ottimo successo di pubblico e di critica, con La La Land entra direttamente nella storia del cinema. Come dicevo in uno dei miei video, non serve per forza avere un'idea geniale per creare un ottimo film, e La La Land è l'esempio perfetto di questo. La trama parla di Mia e Sebastian, due ragazzi che vivono a Los Angeles e inseguono i propri sogni. Mia, Emma Stone, è un'attrice che passa le sue giornate tra il bar degli studios in cui lavora part-time e i provini per serie TV di bassa categoria. Sebastian, invece, interpretato da Ryan Gosling, è un pianista che sogna di salvare il jazz e di rilevare un locale storico per riportarlo ai fasti di un tempo. Intanto si paga da vivere suonando pezzi banali in un ristorante gestito da un uomo che non apprezza affatto il suo estro musicale, interpretato molto ironicamente da J.K. Simmons. I due inevitabilmente si incontreranno, e dal loro comune desiderio di realizzare i propri sogni nascerà un grande amore destinato ad arricchire le vite di entrambi. Nonostante tutto, i problemi della vita si metteranno in mezzo e complicheranno le cose, solo per risolversi in un tripudio di musiche e colori sul meraviglioso finale. La La Land è un film incantevole, un musical che non annoia mai, ma che trasporta all'interno della sua essenza andando a colpire chiunque nel profondo. Utilizzando la struttura del musical classico anni 50, con centinaia di omaggi ad opere del passato, Chazelle riesce ad imporre la sua impronta registica fatta di lunghi piani sequenza calcolati al millimetro, ed è il meglio di sé nelle sequenze musicali, con campi lunghi e puliti, dalla fotografia mai banale e sempre ispirata da grandi classici del cinema, senza farsi mancare qualche autocitazione a Whiplash. Il tutto montato con una grande maestria e originalità, in maniera lineare ma con espedienti onirici che consentono di esplorare ancora meglio le qualità registiche di Chazelle. La musica del sempre fedele Justin Hurwitz incolla tutto alla perfezione, rendendo questo film un vero e proprio capolavoro, nonché instant cult e sì, uno dei miei film preferiti. Si vede che sono un pochino di parte? Ma a quanto pare non sono l'unico a pensarla così, data la grandissima quantità di nomination e premi vinti, tra cui gli Oscar per miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior fotografia, miglior colonna sonora, miglior canzone originale, miglior scenografia e soprattutto miglior film. Ah no, aspetta. I'm sorry, no, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight.
Beh, errori di vecchi bacucchi a parte, comunque le 14 nomination agli Oscar sono riuscite a portare questo piccolo inno alla Golden Hollywood insieme a Titanic, Eva contro Eva, di Cacazzi, come maggior numero di nomination agli Oscar, nonché a far diventare Chazelle il più giovane artista a stringere una statuetta per miglior regia. Qualche settimana fa è uscito il trailer di First Man, che racconta tramite gli occhi di Armstrong la pianificazione del primo viaggio sulla Luna e si preannuncia essere una grandissima figata. A questo punto cerchiamo di capire che cosa rende Chazelle diverso da altri registi. Beh, innanzitutto direi che riesce magistralmente a portare la sua regia in un limbo tra presente e passato, riuscendo, nonostante il citazionismo, a dare un'impronta molto definita ai suoi lavori, tanto da riuscire ad autocitarsi senza appesantire l'opera. Utilizza delle sceneggiature molto semplici ma d'impatto, senza perdersi in discorsi inutili quando non è necessario. Si pensi al finale di tutti i suoi film. E in ultimo riesce perfettamente a far trasparire le sue passioni attraverso la cinepresa, parlando di sogni e delle difficoltà nel realizzarli. E un ragazzo che sa parlare così bene di sogni non può che coinvolgere tutto il suo pubblico nelle sue passioni. Per questo è riuscito a farsi strada in così poco tempo. Perché tutti noi abbiamo un sogno da realizzare. E ci scalda sempre il cuore sentirci dire che possiamo farcela. Non vedo l'ora che sia ottobre per andare a vedere Il primo uomo. Voi cosa ne pensate di Chazelle? Perché secondo me possiamo aspettarci grandi cose da lui nei prossimi anni. E se siete tra quelle persone che non hanno ancora visto La La Land perché è un musical, provateci. Cercate di dare una possibilità a questa pellicola perché potrebbe piacervi davvero da impazzire nonostante i preconcetti che potete avere sul genere. Come al solito, se vi è piaciuto il video mettete like e condividetelo, e non avete idea di quanto mi aiutereste nella crescita condividendolo. Se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!